Buon pomeriggio, mister. Rilacciandomi all'investitura di Coppola titolare domani, e la scelta appunto su Ferdinando cade perché Raffaele è sul mercato e appunto le voci di mercato possono aver dato fastidio al ragazzo durante la settimana, o è No, proprio una scelta? cade perché le voci di mercato è un discorso, cade perché Nando è un giocatore che mi dà una grande fidabilità, anche Rafa, devo dire la verità, perché è una scelta, abbiamo fatto la scelta su Gollini, cade la scelta su Coppola, che ritengo potere di esperienza, con tutti e due, lo ritengo abbastanza serio in questo momento qua, perché non ha comunque la testa da altre parti, e comunque gioca lui per una scelta tecnica. Portate Vencato in panchina o Bollini riuscite comunque Vediamo, adesso è non da vediamo valutare dopo la qualcosa, un rifinitura. attimo, sì. In attacco invece penso che lei ovviamente dà la fiducia a Pazzini al primo minuto in coppia con Gomez, mi viene da dire. Ma ci può essere anche non essere coppie, credo siano coppie. O No, no, dietro a Pazzini no, 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 magari. noi abbiamo due attaccanti adesso, puri, che sono, secondo me, un attaccante centrale puro, sono Pazzini, perché Gomez secondo me è un po' più defilato. Abbiamo tre giocatori che hanno un passo importante esterno, abbiamo anche Sirigaray che rientrerà, penso, spero, di poter recuperare per domani, quindi abbiamo giocatori, erano tutti in quel settore. Si può cambiare benissimo, o subito in corsa, vediamo come si è messi, non c'è una formula ancora, la squadra ha dimostrato di poter assorbire molto bene diverse situazioni tattiche, e incominceremo con la situazione tattica che pensiamo sia più idonea in questo momento. In mezzo a campo, insomma, lei di Arthur Ionita l'ha già lodato più volte, penso che insomma, e lo confermerà anche domani contro il Genoa, e facilmente, e immagino che la diga in mezzo a campo sarà composta appunto da Ionita insieme ad Iverson. Ma no, abbiamo anche ecco noi, nel senso, abbiamo giocatori che possono benissimo. Voi avete detto domenica che c'è è stata una grande reazione nel secondo tempo del Verona contro la Roma, ha giocato un terzo campisti, cioè, nel calcio abbiamo limiti a quello che si può fare. Parlando invece del Genoa, giustamente lei si tiene tutto Sì, mascherato, specie anche perché deve ancora fare la No, rifinitura, no, anche quindi. perché non abbiamo mai dato la sensazione di avere una squadra con un certo tattico, insomma, quest'anno qua, a differenza di altri anni, abbiamo trovato una squadra molto disponibile, quindi possiamo anche variare e modificare come vogliamo. Insomma. Assolutamente, molto camaleontico il Questi suo Verona. No, non dico no, diciamo che le caratteristiche dei giocatori danno modo a un allenatore di poter muoversi in maniera diversa. Ecco, salgo novità. Il Genoa potrebbe presentarsi domani alle Bentegodi con questo tridente Cerci, Pavoletti, che al momento è l'attaccante che sta facendo bellissime cose, e colui che doveva andare alla Roma, che al momento è tutto fermo, ovvero Perotti, Però insomma un tridente di tutto rispetto. c'è anche Suso, poi con tutto rispetto. Poi stiamo giocando una squadra abbastanza solida, per mezzo al campo, Zemaide è in gomma, in solidità, no? La salta a sinistra è un buon giocatore, giocatori importanti, gioca Budici, gioca Di Maio, gioca Ma Bordisso non c'è, se non sì, sbaglio. gioca Di Maio, Ah, chiedo scusa, non ho capito. e quindi hanno giocatori, hanno una struttura di squadra che ha già assimilato le qualità della tattica adottata giustamente da Gasperini? Gasperini, e penso sarà una squadra comunque al di là della questione tattica dei giocatori. Io penso che Cerci valga Suso, che Perotti sia un ottimo giocatore, che Pavoletti ha trovato gli ultimi tempi a credere vuole abbastanza opportunità, quindi una squadra che ha risolto il problema delle 5 scommesse consecutive che l'aveva un po' messa in crisi. Con due partite, una molto attenta, che ha giocato in maniera diversa, molto attenta a Bergamo, e una abbastanza aggressiva domenica scorsa, però ha giocato in modo diverso, quindi non è che ci aspettiamo una squadra tipo. Ci aspettiamo una squadra che ha le caratteristiche importanti, sappiamo come gioca nelle due maniere, però sì che magari ha avuto grande rispetto di noi, dell'Atalanta a Bergamo, magari gioca con noi un pochino più spocchiosa, speriamo che giochi un pochino più spocchiosa in modo da poter incidere anche noi in qualche maniera. Ultima battuta legata al mercato, si parla di questo possibile scambio Siligardi Marrone. Marrone potrebbe essere uno di quei giocatori che rientra per le caratteristiche in quel giocatore appunto che lei sta cercando in mezzo al campo. Marrone è un ottimo giocatore, l'ho avuto, ma non è che sia prioritario. Stiamo cercando come di prendere dei giocatori che hanno certe caratteristiche. Veniamo chi ha caratteristiche di venire, se nessuno ha voglia di arrivare, stiamo come stiamo, abbiamo Chechini, andiamo avanti così e facciamo maturare questo ragazzo.